Ok, allora come buonasera a tutti, bentrovati. Questo è il gruppo numero 3, e qui a video vedete la scaletta con la presentazione delle buone pratiche. Qui saranno tre tipologie di buone pratiche. Il primo sarà come modello di Initial Teacher Education, dove si parleranno Caterina Mazzucca e Maria Teresa Rugna per l'Università della Calabria e l'Università Mediterranea della Calabria. Poi per conto dell'Università Cattolica di Milano abbiamo Marcia Luzzini, dopodiché avremo due buone pratiche di progetto ITE, sempre introdotte da Marcia Luzzini insieme alle docenti ed ambasciatrici Twinning Maria Concetta Marinelli e Luciana Soglio. Poi avremo per l'Università di Firenze Francesca Mancini e da ultimo come esempio di progetto normale Nunzia Bruno e Angelica Manzo. E Armando Maggioncalda e Claudia Gabbiati per l'Università di Genova. Io non perdo ulteriormente tempo e passo la parola a Caterina Mazzucca. Caterina, io ti passo Sì, adesso ci il sono. pallino, benissimo, puoi accendere il microfono e io spengo la mia webcam e puoi iniziare. Ok, la presentazione la mandi tu o la prendo io? No, adesso tu hai il pallino, quindi la puoi gestire autonomamente. Mi dici tu poi quando passare Sì, la la parola. vedete? La Sì, vedete? la Ok, vediamo, la vediamo. perfetto. Mi Sì, dici tu sì, sì. quando puoi passare la Certo, parola sì, a Maria certo. Teresa. Ok, allora buonasera a tutti. L'esperienza, noi ambasciatori della Calabria abbiamo iniziato solo lo scorso anno a fare formazione nell'Università Mediterranea di Reggio Calabria ed è l'unica di Cosenza. L'esperienza di cui vi parlo e vi sto per parlare è quella realizzata a distanza tra aprile e maggio del 2020, quindi in piena pandemia, rivolta a 113 tirocinanti per un numero complessivo di 14 ore. Il corso di formazione è stato realizzato da me insieme alle ambasciatrici Rugna e Alati all'interno dell'aula virtuale su Teams del laboratorio di lingua inglese del professore Casagranda e Mirko, il quale aveva inserito la formazione all'interno del programma del suo corso, proprio sulla, ed era specificato che una parte del programma sarebbe svolta sulla metodologia e-twinning. Oltre a essere impegnati quindi in cinque incontri in modalità sincrona, gli studenti, 113, come dicevo prima, studenti del quinto anno, essi hanno dovuto svolgere, è stato chiesto agli studenti di svolgere delle attività di formazione, delle esercitazioni all'interno, quattro per la precisione, la cui ultima era proprio la redazione di una proposta progettuale che è stata poi da noi stesse ambasciatrici valutata su richiesta dei tirocinanti, le esercitazioni sono avvenute all'interno del gruppo da noi registrato Unical e-training in un click. Per poter, io adesso velocemente vi farò vedere le pagine dove è contenuto tutto il percorso formativo realizzato lo scorso anno, ma siccome sarà una presentazione estremamente veloce, visti i tempi, avete comunque tutti quanti voi la possibilità di accedervi, in quanto abbiamo creato proprio nello spirito di training e di condivisione delle esperienze un account dove vedete la username visitatore.ambasciatore.1 e la password ambasciatore1, quindi poi potete accedervi con tranquillità. Quindi ora passo alla navigazione del Twin Space. Quindi questo è il gruppo che abbiamo, prima del corso abbiamo registrato.
Poi abbiamo, quindi ci sono, no, all'interno del gruppo abbiamo, ci sono 9 pagine che proprio ripercorrono, come dicevo poco fa, tutto il percorso. Si va proprio dalle comunicazioni dell'USR, della formazione clinica presso l'UNICAL, vi è il programma del laboratorio di lingua inglese del professore Casagrande e si vede come lo aveva inserito nel suo corso, le presentazioni utilizzate negli incontri, in modalità sincrona dalle ambasciatrici. Abbiamo poi, la presentazione, i materiali per le esercitazioni, i materiali per l'elaborazione di un progetto e poi i ragazzi chiaramente hanno fatto esperienza diretta, di conoscenza diretta della piattaforma attraverso le esercitazioni. Abbiamo creato, essendo 113, 30 gruppi, anche se poi un paio sono rimasti vuoti. I ragazzi hanno scelto autonomamente in quali gruppi, con quali colleghi lavorare e quindi hanno inserito i loro nomi e il numero di matricola e poi hanno caricato nella pagina del loro gruppo le esercitazioni. Alla fine avevano, come ho detto prima, avevano da proporre, da realizzare una proposta progettuale che è stata valutata da noi ambasciatrici. Noi abbiamo utilizzato, è stata una richiesta, quella della valutazione è partita, la richiesta di valutazione è partita proprio dai tirocinanti e quindi abbiamo utilizzato, cioè l'abbiamo poi, abbiamo proprio utilizzato la scheda per la valutazione utilizzata per l'attribuzione dei quality label, ci siamo ispirati a quella scheda che abbiamo trovato, visto che non è disponibile nell'esercizio italiano, che abbiamo trovato sul sito di Twinning francese. Oltre vabbè, a delle pagine quindi dedicate ai tools per le presentazioni, per le pietre operative e anche per le verifiche, alla fine abbiamo creato questa pagina dove ogni ambasciatrice ha valutato la proposta progettuale e poi anche ha fatto il riepilogo studente per studente di tutte le esercitazioni svolte. Tutti gli studenti hanno svolto tutte le attività, le esercitazioni. Poi nella parte progettuale abbiamo inserito appunto la nostra valutazione e il feedback ricevuto e che comunque che si trova nella pardon, un attimo, che abbiamo in interrompi condivisione, scusate. Che abbiamo avuto a fine corso sono state estremamente positive, quindi speriamo di poter continuare questa esperienza. Passo quindi ora la parola alla mia collega Maria Teresa Rugna, che continuerà con la presentazione dell'esperienza. Benissimo, grazie Caterina. Procedo io a passare il pallino a Maria Teresa. Gentilmente, se ti ricordi, sì, bravissima, che hai spento già il microfono. Maria Teresa, buonasera, la parola è a te. Allora, buonasera a tutti. Appunto, in continuazione di quello che sta dicendo, che ha detto, ha illustrato Caterina, io parlerò invece perché presso l'Università della Calabria sono stati fatti due percorsi, uno per quelle che ha illustrato, appena illustrato Caterina, e un altro per i tutor. Solo che questa è stata fatta, svolta e realizzata in presenza perché è stato nel mese di gennaio e febbraio. Mentre la Mediterranea è stata svolta totalmente a distanza. E niente, questa formazione è stata curata da noi ambasciatori della Calabria, come Clara, Beth, Matilde, io, dalla dottoressa Rosa Sup e da Giulio Benincasa. È stata una formazione alquanto positiva anche con i tutor, perché è stata oltre positiva anche stimolante sia per noi formatori che per i corsisti. Perché introdurre e-twinning, cioè questo percorso nell'università, è stato un valore aggiunto
un valore aggiunto perché per dare una carica, una marcia in più ai futuri docenti, oltre ad avviare i corsi di laurea in un processo di internalizzazione. Allora, queste sono rappresento queste due foto e i momenti della formazione con i tutor. Era un numero di 18 docenti. E la formazione si è svolta in quattro fasi, cioè prima una presentazione iniziale, l'uso della piattaforma, l'iscrizione e l'utilizzo dei tool, poi c'è stata la simulazione dei progetti e la struttura del TwinSpace. Dopodiché sono stati divisi in sottogruppi i tutor e sono venuti fuori, hanno attivato quattro progetti. È stato, ripeto, una esperienza abbastanza positiva e di continuare, perché formare i docenti, i futuri di questa formazione è una pratica molto positiva per l'inclusione e perché è twinning, è un ponte con l'Europa. Grazie, ho finito. Grazie, precisissima Maria Teresa, grazie infinite. Ho cercato di correre. Grazie, grazie davvero. Volevo verificare se ci fossero delle domande o in chat, o se qualcuno vuole alzare la mano, abbiamo qualche minuto per fare delle domande prima di procedere alla prossima presentazione. Spero che non ci sono domande. No, benissimo, perfetto. Allora, grazie a te. Io puoi spengere il microfono, grazie Maria Teresa. Sì, grazie. Passo la parola a Marzia, Marzia Luzzini. Ecco qua. Adesso hai la parola e ecco, questa è la tua presentazione, puoi procedere. Buon pomeriggio a tutti, cercherò in breve di presentare l'esperienza dell'Università Cattolica all'interno del progetto inizialmente Teacher Training Pilot e poi invece TTI. La partecipazione dell'Università Cattolica inizia nel 2014-2015 grazie alla spinta e al supporto iniziale di Alexandra Tosi, che informò me, allora ambasciatrice ma anche tutor universitario, di questa possibilità. Una grande opportunità per una crescita professionale sia come ambasciatrice che come tutor, ma soprattutto nell'ambiente universitario. Agli inizi, quindi stiamo parlando del primo incontro Manchester maggio 2014, erano presenti quattro università italiane, di cui alcune presenti anche qui oggi, con la dottoressa Mancini per Firenze, l'Università di Genova e l'Università di Palermo e l'Università Cattolica. Da lì iniziò il nostro percorso, non ancora formalizzato all'interno di laboratori, ma inseriti nel percorso di didattica generale del professor Pier Cesare Rivoltella, senza inizialmente il riconoscimento di crediti, ma semplicemente il riconoscimento di una parte dell'esame orale di didattica generale. I primi step all'interno della progettualità e il twinning sono stati un progetto con l'università norvegese conosciuta appunto a Manchester, tra studenti e studenti. Lavorarono sullo scambio di fiabe. Il secondo progetto intitolato European Trainees, sempre a seguito dell'incontro, del primo incontro,
incontro a Manchester fu sui sistemi scolastici e i sistemi, l'organizzazione di twinning nell'ambito universitario. Proseguimmo appunto con il miglioramento di anno in anno, in quanto cercammo di coinvolgere un maggior numero di studenti ma anche un maggior numero di università. Nel 2016 coinvolgemmo gli studenti con un progetto con l'Università di Varsavia, quindi gruppi misti di collaborazione. Grazie ad un progetto Erasmus allora mi fu possibile, si vede dalla foto, visitare la collega conduttore di laboratorio presso l'Università di Varsavia ed avere anche un breve momento di scambio, perché l'incontro fu di un'unica giornata, con gli studenti che stavano collaborando con gli studenti dell'Università Cattolica. Grande fu la spinta e l'importanza degli incontri fatti dopo Manchester sempre a Bruxelles, in particolare quello del 2016. Perché? Perché sottolineo l'importanza di coinvolgere, come vedete dalla foto, delle tirocinanti che avevano partecipato attivamente alla progettazione e avevano espresso il desiderio di lavorare con i twinning anche nella annualità successiva, e alcune di loro facendone anche oggetto di tesi. Dal 2017 passammo appunto dal Teacher Training Pilot al Teacher Training Institution Initiative, quindi all'attuale TTI. Cosa segna di importante questo passaggio? Che finalmente il progetto eTwinning rientra nei laboratori di scienze della formazione primaria del quarto anno, riconosciuti quindi obbligatori per tutti gli studenti del quarto anno, con anche un riconoscimento di crediti formativi. A questo punto è necessaria anche una formazione dei tutor di tirocinio. L'Università Cattolica tutti gli anni, a partire dal 2017, organizza nel mese di novembre un incontro seminariale seguito da workshop per i tutor delle scuole accoglienti, per i tutor universitari e per gli studenti non del quarto anno, ma eventualmente, quindi non è compulsory, non è obbligatorio, interessati alla piattaforma eTwinning. Dal 2017 le progettualità diventano più variegate, più ricche, anche grazie al lavoro shoulder by shoulder con Vincenza Leone, allora non ancora ambasciatrice, ma conduttrice di laboratorio di lingua inglese di quarto anno. Fortunatamente attualmente operiamo io e Vincenza, tutte e due come conduttrici di laboratorio di quarto e quinto anno, e rivestiamo anche il ruolo di ambasciatori eTwinning. Questo ci risulta, quindi ci facilita nell'operare e nel trovare progettualità. Sempre questo progetto è di confronto sui sistemi educativi tra Italia e Spagna. Anche qui gli studenti lavorarono soprattutto con lo scambio di video per una prima conoscenza, e poi postando le realtà universitarie, quindi spagnola e milanese, italiana milanese, e poi dei sistemi scolastici. A proseguire negli anni a venire, risottolineo però l'importanza del Partner Funding Fairs, soprattutto nel 2020, dove 2019-2020 non è stato possibile l'incontro in presenza a Bruxelles, quindi è stato molto utile potersi confrontare con altre università europee e trovare attraverso queste Finding Fairs dei partner con cui collaborare per questo anno
per questo anno scolastico. Molto utile, lo consiglio a tutti, anche alle università che ancora non hanno intrapreso questo percorso, il lavoro nell'e-twinning group dedicato appunto al TTI, perché ogni università ha preparato una pagina di presentazione. Nella pagina relativa all'Università Cattolica potete trovare la cronistoria dal 2014 ad oggi, anche vedendo i link dei vari progetti, ed è utile per tutti per una condivisione di pratiche a livello universitario. Quindi noi dal 2017 tutti gli anni usciamo con all'incirca arricchiti con due o tre progettualità internazionali, e nel 2017 cooperammo anche con l'Università di Foggia, quindi una cooperazione nata dall'incontro a Firenze nel mese di aprile con l'Università di Foggia. Nel 2016 cooperammo con l'Università di Genova. È molto importante il riconoscimento che l'Università dà alla progettualità e twinning. È stato fondamentale l'intervento quest'anno del professor Pier Cesare Rivoltella all'incontro e-twinning online conference, appunto in quanto questo ha avuto una grossa risonanza sia tra i colleghi universitari sia tra gli studenti, che si sono sentiti maggiormente stimolati. Come procediamo? Procediamo in quarto anno con 5 incontri, 4 sincroni di 4 ore ciascuno e un quinto incontro di lavoro a casa, con una presentazione finale ed una approvazione con crediti formativi. Spero di avervi dato una carrellata molto sintetica del percorso. Entreremo nei particolari con la successiva presentazione fatta con partner italiani, ambasciatori ed insegnanti. Se ci fossero domande, prego. Grazie Marzia, stavo guardando la chat, sì, c'era una domanda a cui ha già avuto risposta Carmela, quindi credo che se qualcuno poi ha altre domande vuole alzare la mano, così possiamo attivare il microfono, visto che non siamo in tanti, altrimenti potete scrivere in chat come preferite, altrimenti proseguiamo con le presentazioni. Buongiorno. Allora, se non ci sono domande, sì, è inserito nel laboratorio del quarto anno, laboratorio di lingua inglese, da quest'anno anche indirettamente in quello del quinto, perché iniziamo a raccogliere i frutti, cioè gli studenti che si sono appassionati di twinning nel quarto anno lo portano avanti nel laboratorio di inglese del quinto anno, che è dedicato al CLIL, e vedrete i risultati nella prossima presentazione. Quindi abbiamo studentesse che per la seconda volta si sono approcciate alla piattaforma e-twinning e il loro contributo sale di livello. Ok Marzia, a questo punto puoi procedere con poi la andare con la presentazione numero 3. Benissimo. E poi mi dici tu quando passare la parola a Maria Concetta. Benissimo. Allora, vorrei citare questo progetto. Quest'anno ne abbiamo due in corso, uno con l'Università di Zagabria, e è proprio studenti del quarto anno con gruppo misto studenti del quarto anno. Questo progetto invece, Engaging Cooperation for Better Learning and Teaching, è fatto con studenti del quinto anno che hanno un'interfaccia non con altri studenti, ma con altre realtà. Lo vedete dalla prima videata, noi abbiamo richiesto il contributo di insegnanti di scuola primaria, di teacher training, quindi formatori, di esperti CLIL o ambasciatori. Ringrazio Maria Concetta Marinelli e Luciana Soldo, le loro colleghe, i loro dirigenti scolastici che hanno accolto questa nostra
richiesta di partecipazione, perché così abbiamo avuto un primo incontro dove le studentesse dei vari gruppi si sono interfacciate con la presenza delle insegnanti ambasciatrici, portando le loro idee con uno scambio molto produttivo e di crescita. Questi incontri sono susseguiti lavori laboratoriali e la presentazione della loro idea progettuale. La palla, come in una partita di calcio, è stata poi passata dall'aula universitaria alle scuole. Quindi, attraverso quello che vi racconteranno Concetta e Luciana, vedrete come la progettualità ideale è stata resa quotidianità scolastica. È molto utile perché le studentesse seguono e vedono quanto nelle classi avviene. Darei la parola alla collega, ecco, queste sono proprio delle immagini, delle attività CLIL, quindi lavoro su diversi gruppi, le colleghe hanno potuto scegliere le proposte che rispondevano alla progettazione da loro fatta e hanno iniziato ad operare. Quindi darei la parola a Maria Concetta Marinelli, grazie. Grazie Marzia. Maria Concetta, puoi già navigare, puoi già andare. Ci senti Maria Concetta? Mi sentite voi? Sì, adesso sì, ti vediamo anche, grazie. Condivido. Prego, prego. Ti assisto se hai bisogno. Condividi browser. Ecco, esatto, qui. Ok. State vedendo? Ancora vediamo una pagina di condivisione di Webex, non vediamo TeamSpace o altre pagine. Forse ci sta mettendo un pochino a caricare la pagina. Forse. Niente. Perché mi dice, se no, altrimenti interrompi condivisione, quindi a me lo sta dando. No, io purtroppo al momento vedo soltanto una pagina bianca di Webex, non vedo... Allora riprovo, sì. Sì, browser. Niente ancora? No. Altrimenti dovrò parlare con la mappa che Marzia ha messo. Vuoi provare nuovamente a rifare un tentativo di condivisione? Sì, riprovo. Grazie. Prova a fare eventualmente, se non condividi browser, condividi app. Sì. L'ultimo tentativo, perché non voglio farvi perdere tempo. Rifaccio la procedura. Eccomi, ho riaperto da capo. Ci sono. Sì, in alto condividi. Sì. Ora? No, purtroppo no. Almeno io personalmente non riesco a vedere niente. Va bene, allora c'è la mappa che Marzia ha lì. Prima, se... Ok, allora fai pure interrompi condivisione. Sì. Mi dispiace, alle prove era andata, adesso non è andata più. Ok,
Allora, ringrazio Marzia Luzzini per l'opportunità che ci ha dato di collaborare con l'Università Cattolica di Milano. Tra le varie tematiche proposte dalle studentesse di Scienze della Formazione, insieme alla mia collega Gina Tullo, abbiamo pensato di proporre ai nostri alunni della classe quarta la tematica riguardante l'Earth Day. E il percorso CLIL è stato portato avanti esclusivamente in DAD, tranne che per lo step finale che ha previsto la valutazione e la riflessione metacognitiva che è stato svolto in presenza. Sin dalle prime battute abbiamo iniziato a costruire il nostro diario di bordo utilizzando uno story jumper che è stato commentato poi direttamente dalla voce dei nostri alunni. E tre sono state le domande che abbiamo fatto in modo che gli alunni si ponessero dopo la visione dei primi video. Che cos'è il cambiamento climatico, quali sono i suoi effetti sull'ambiente e che cosa possiamo fare noi per salvare il nostro pianeta. I topics su cui abbiamo lavorato quindi sono stati essenzialmente l'Earth Day, l'Agenda 2030, il riscaldamento globale e i comportamenti adeguati da tenere per salvare il pianeta Terra. Il 22 aprile del prossimo avremo una tavola rotonda online alla presenza della nostra dirigente, degli amministratori locali, dei genitori, di altri docenti e degli alunni che saranno i protagonisti. Le discipline coinvolte sono state diverse da scienze a tecnologia e la metodologia è stata basata sul project-based learning, sul task-based learning, il peer-to-peer e il learning by doing. Il percorso è stato, direi, veramente accattivante per i nostri alunni, anche per l'utilizzo di tanti strumenti digitali. I nostri ragazzi si sono in primis presentati alle studentesse utilizzando gli avatar e la loro voce e hanno presentato anche il loro paese. Le attività sono state veramente variegate, visioni di video soprattutto per il warm up, la gamification con la creazione di giochi digitali, la costruzione di mappe mentali, la produzione di disegni per lo sviluppo della creatività, la produzione di brevi testi, le interviste utilizzando Flipgrid quando soprattutto due bambine si sono messe nei panni di Greta Thunberg e si sono fatte intervistare da loro compagni. Hanno creato locandine, canzoni rap che loro stessi hanno registrato da casa essendo in DAD. Per i ragazzi questo percorso ha avuto un impatto positivissimo a livello di acquisizione di competenze soprattutto trasversali. Per noi docenti è stata un'esperienza, che dire, di collaborazione diversa dal solito perché è strutturata su più livelli, università, ruolo di ambasciatori e di docenti. E spero che questa collaborazione possa continuare sia con l'Università Cattolica di Milano ma anche con la collega Luciana Soldo, visti insomma i risultati estremamente positivi dell'esperienza. Io avrei concluso, mi dispiace che non sia riuscita a condividere, ma spero grazie, di aver dato un'idea. Certo. No, molto probabilmente nella pagina che tu stavi condividendo, dovevi cliccare dalla pagina di Webex per poter condividere. L'ho fatto, qualcosa non è andata. Va bene, non importa, comunque abbiamo seguito comunque lo stesso. Ti ringrazio. Adesso quindi grazie, passo la parola a Luciana che continuerà su questo progetto. Bene, buonasera a tutti, sono Luciana Soldo e sono un'insegnante della scuola primaria di Cirocco Montano nel profondo sud della Basilicata. Sono stata ben felice, mentre parlo io condivido, sono stata ben felice di poter partecipare attivamente a questo progetto perché, per essere sincera, ne ho sentito parlare durante l'ultimo incontro che abbiamo avuto in presenza come ambasciatori e quando Marzia ha presentato il progetto sinceramente me ne sono innamorata e quando ha chiesto nella lista degli ambasciatori se c'era qualcuno che voleva, ovviamente ha invitato qualcuno, non me lo sono fatto dire neanche la seconda volta e mi sono, come dire, partecipata in questa bellissima esperienza che è stata davvero importante per i miei alunni. Premesso che io ho una classe terza primaria e che diciamo è stato il primo approccio per i miei alunni per quanto riguarda ovviamente le attività CLIL. Le ragazze, le tirocinanti, hanno presentato una marea di attività
E noi ovviamente abbiamo scelto quella più convincente ai miei alunni, in quanto sono bambini di terza primaria e tenendo presente anche le attività programmate all'inizio dell'anno scolastico, e vedo che la pagina non si carica, allora faccio un'altra modalità, vedendo che le attività implementate programmate all'inizio dell'anno, perché voglio dire che questo progetto è stato inserito sia nel PTOF di istituto che nel piano di miglioramento, per cui ci teniamo tanto, e non solo lavoro io, ma lavora anche un'altra collega della classe quinta primaria. Vediamo se siamo fortunati ad aprire il Padlet, perché la linea a quanto pare fa un po' le bizze. Niente, non me lo apre, ma guardo un po'. Siamo sfortunati questa sera. Ok, io faccio un'altra cosa, vado qui, ecco, l'ho aperto con quest'altro browser. Bene, io vi voglio presentare la mia attività, l'attività, l'unità di apprendimento attraverso un Padlet. Noi abbiamo scelto di avere anche Caterpillar e siamo partiti da un video di cartoni animati, perché ripeto, la classe è una classe terza primaria. Voglio dire che la maggior parte delle attività sono state implementate durante la DAD e quei pochi giorni in presenza abbiamo anche attivato la DDI, perché abbiamo avuto un alunno, anzi due alunni a casa per problemi ovviamente pandemici. Quindi tutte le attività implementate sono attività che rispecchiano le metodologie innovative e ovviamente voglio anche dire che la classe terza è anche una classe 2.0, quindi non sono molto digiuni di digitale. Quindi siamo partiti da questo filmato, davvero anche Caterpillar, e poi io ho scisso il video con più slide in modo da presentare con delle semplici didascalie la storia agli alunni. Bene, adesso voglio farvi vedere questo scaffolding, se così si può dire, attraverso una mappa, dove innanzitutto il progetto è un progetto multidisciplinare. Come potete ben vedere, ci sono molte discipline che hanno interagito tra di loro, noi colleghi abbiamo lavorato in perfetta sincronia, ovviamente instaurando anche un ottimo cooperative learning. Quindi quali sono le attività? Per quanto riguarda la lingua inglese, i numeri, i colori e ovviamente i cibi, frutti e i cibi vari. Poi nell'arte abbiamo cercato di usare un po' la manualità, e quindi art and craft, e poi i bambini hanno disegnato, usando molte tecniche, le farfalle, che in effetti poi questa storia verte un po' sulla trasformazione da bruco a farfalla. Nelle scienze invece abbiamo parlato del ciclo vitale della farfalla, e poi dopo in tecnologia abbiamo voluto fare un po' di manipolazione, quindi abbiamo usato gli origami per poter ovviamente costruire le farfalle. In tecnologia l'ebook, che è stato poi tra l'altro l'ultima attività che ha raccolto un po' tutto il lavoro fatto, l'ebook è interamente digitale, perché gli alunni hanno disegnato le varie didascalie usando Paint, e poi dopo ovviamente abbiamo usato Book Creator per poter organizzare tutte le didascalie, inserendo anche un audio da parte degli alunni, la registrazione di inglese di un audio da parte degli alunni per commentare le slide. In storia c'è stato il giorni della settimana e anche il ciclo del tempo, i numeri cardinali in matematica, e qui abbiamo inserito anche per la metodologia del coding, abbiamo usato il gioco del Codian Robi per imparare e fortificare ancora la conoscenza dei numeri, e la simmetria in concomitanza con l'arte e la tecnologia per quanto riguarda ovviamente l'uso degli origami. Allora, le metodologie usate sono state ovviamente il brainstorming, per dare l'opportunità di avere una carrellata di vocaboli nuovi, e anche il format per poter imparare a leggere la giusta pronuncia, il total physical response e soprattutto la gamification. La gamification ha avuto
ha avuto un grande riscontro perché, ripeto, abbiamo lavorato da casa, di conseguenza siamo stati interessati ad usare digitalmente le metodologie di quei temi. Allora, quali sono stati i goals di questo progetto? Sicuramente abbiamo attivato attività multidisciplinari, abbiamo anche promosso delle competenze professionali, sia per quanto riguarda noi insegnanti, ma anche per quanto riguarda anche le tirocinanti, perché hanno imparato a progettare, hanno imparato a pianificare e soprattutto a lavorare insieme, perché il cooperative learning è stato attivato nella sua integrità. Quindi che cosa è venuto fuori dopo? Alla fin fine poi c'è stata abbiamo creato una rete digitale tra l'università, tra le tirocinanti, ovviamente tra noi insegnanti e anche tra i nostri alunni che sono stati felicissimi di prendere parte a questa esperienza e io mi auguro che in futuro avremo tanta opportunità, perché davvero noi siamo stati veramente lieti ed onorati di far parte di questa bella kermesse, di questo bel progetto, e ovviamente mancano ancora un paio di attività conclusive che porteremo a termine nella prossima settimana. Io ho finito e vi ringrazio per avermi ascoltata. Tolgo un attimo la condivisione. Grazie Lucilla, grazie infinite. Microfono chiuso. Volevo chiedere ai partecipanti se ci sono domande, se avete qualche dubbio, volete aggiungere qualcosa, altrimenti passiamo direttamente al relatore successivo, alla relatrice successiva. Aspettiamo un attimo se qualcuno, non siate timidi per il microfono, potete anche eventualmente scrivere le vostre domande in chat, non ci sono problemi. Benissimo, vedo che non possiamo quindi andare avanti e, come abbiamo anticipato prima, adesso come progetto, come buona pratica di progetto ITI, abbiamo l'Università di Firenze con la relatrice Francesca Mancini. Adesso Francesca ti passo la parola, okay. Ok, adesso è il controllo. Ok, perfetto. Benissimo. Mi sentite? Ci sentiamo bene. Perfetto. Ci vediamo anche. Quindi buonasera a tutti. Sì. Magari spengo così passo alla condivisione. Vuoi condividere? Voglio condividere. Metto condivido applicazione o condivido browser? No, condivido applicazione. Applicazione, sì. Sì, infatti. Applicazione. Però poi non mi... Io voglio condividere solo lo schermo. Allora, in alto a sinistra c'è condividi? Sì, desktop personale, l'ho visto. Ok. Perfetto. Ecco qua, vedete? Adesso... Riuscite a vedere le slide? Le slide, se vuoi, le puoi vedere anche da... Te le ho già attivate, sì, nello schermo normale, cioè nella... Io le avevo condivise così perché si faceva prima da aprire le collegamenti. Le vediamo anche a video, quindi puoi procedere anche così. Allora, non voglio rifare tutta la storia perché è abbastanza simile a quella che ha già fatto la Marzia. Siamo entrate... Contemporaneamente l'Università di Firenze è entrata nel 2014 dopo una storica riunione a Manchester e abbiamo fatto tanti progetti e tante esperienze da allora e abbiamo anche ottenuto degli ottimi risultati. Poi ve ne parlerò un attimo, per esempio il fatto che è stato riconosciuto il lavoro svolto dagli studenti proprio dall'università in forma anche di punteggi e questo secondo me per gli studenti è importante e motivante. Lavoriamo su due livelli, cioè Firenze lavora sia sul tirocinio e quindi in qualche altro... esperienza le mie colleghe che sono tutor coordinatori racconteranno
l'organizzazione che Firenze si è data per quanto riguarda il tirocinio. Io invece racconto quello che noi facciamo all'interno dei laboratori di inglese, dove lavoriamo con gli studenti che si offrono, perché ovviamente non può essere aperta a tutti, sui progetti che si chiamavano Teacher Training Initiative e che ora si chiamano ITE, e che riguardano appunto gli studenti del terzo e quarto anno. Abbiamo fatto tantissimi progetti, dicevo, alcuni con molte università straniere, e quello che mi piaceva oggi illustrare non è l'ultimo, non sono gli ultimi che stiamo facendo con la Svezia e l'Olanda, ma un progetto di story traveling che abbiamo fatto con un'università, l'Università di Arran in Turchia, vicinissimo tra l'altro in Anatolia, vicinissima al confine con la Siria. E, tra l'altro, questa esperienza è stata portata dall'altro referente direttamente alla conferenza, quella internazionale. Queste sono le due università, questi sono i ragazzi che si sono presentati, perché chiaramente quando siamo partiti ci siamo presentati con un Padlet, è anche un modo per i ragazzi per conoscersi, per entrare in contatto, erano tanti, erano una cinquantina da entrambe le parti. Essendo la materia inglese, in questo caso noi abbiamo lavorato anche ovviamente sulla lingua che diventa veicolo, che diventa strumento di lavoro, e abbiamo lavorato sullo storytelling, perché lo storytelling è per sua natura stessa cross curricular, quindi era molto facile lavorare in modo interdisciplinare. Come abbiamo lavorato in questo progetto? Abbiamo cominciato facendo tutta una serie, aprendo una serie di forum, in modo che i ragazzi si confrontassero su degli argomenti ben circostanziati, che erano appunto lo storytelling, perché era importante per un futuro insegnante della primaria, e quale fosse il potere delle storie. Quindi si sono confrontati, hanno risposto, hanno sviluppato ulteriori thread di discussione, è stata una cosa lunga. Poi sono partiti e hanno fatto un think link, ognuno delle due nazioni ha cercato di capire da dove provenissero i propri studenti, quindi hanno fatto prima una cosa che riguarda l'Italia, come vedete, poi la Toscana, perché chiaramente per noi la maggioranza degli studenti Toscana, però ne abbiamo dal sud Italia, dal nord Italia, addirittura da zone come Bolzano. Avevamo studenti di varie regioni. Cosa abbiamo deciso di fare in questo progetto? Abbiamo deciso di cercare qualcosa che in qualche maniera potesse identificare un luogo. Ecco perché poi si è chiamato il nostro progetto Story Traveling, per far viaggiare le persone attraverso i luoghi. All'inizio il progetto era rivolto agli studenti stessi dell'università, quindi ciascuno di loro ha cercato delle storie che meglio rappresentassero il proprio luogo di origine. Ha cercato delle storie che fossero rappresentative, quindi usa fuori la storia magari di una strega, ovviamente noi abbiamo Pinocchio, il Carnevale di Viareggio, ecco, tutte queste cose qua. A questo punto i ragazzi hanno creato un ebook, e ve lo faccio velocissimamente vedere se me lo carica, e in questo ebook hanno raccolto qualcosa come 200 storie, storie italiane ovviamente, eccolo qua, quindi lo potete vedere, e storie turche. E, ovviamente questa prima parte non riguardava ancora gli studenti della primaria, riguardava molto più per esempio è venuto fuori delle cose strambissime, la leggenda di Monachicchio, cose molto 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 specifiche anche di luoghi, Carlo Collodi ovviamente, questa era la prima. Poi dunque devo uscire da qua, spero che si faccia da qua, chiuda tutto, no, ok. Poi i ragazzi a quel punto hanno fatto un secondo step. Quello che è interessante è che il primo step
Per loro valeva come esame di laboratorio di inglese, invece del programma che normalmente portiamo avanti, tutto questo lavoro che loro hanno svolto valeva come esame di inglese. Poi invece il secondo step, ed erano un numero minore però di studenti che hanno scelto di andare avanti perché il progetto è durato un anno intero, il secondo step valeva invece qualcosa di interessante, cioè l'esperienza di twinning quando è fatta in maniera seria, quando il lavoro è stato costante, viene premiata con un punto sulla tesi. Questo è stato un lavoro lungo da parte nostra, c'è stato proprio un bel lavoro da parte di noi referenti, ambasciatori, per ottenere questo riconoscimento dall'università. E questo è bello perché i ragazzi ci tengono e perché per loro è anche importante, ovviamente. Ecco, il secondo step in cosa consisteva? Consisteva nel prendere alcune delle storie, scegliere le migliori, le più adeguate, ridurle, rielaborarle, riadattarle in modo che fossero storie che si potevano usare con i bambini della primaria e le hanno poi riadattate usando dei tools digitali come Padlet, Powtoon, bellissime le storie che hanno fatto con Google Tour e ArcGIS, per cui si viaggiava con Google Map e ci si poteva fermare e addirittura entrare all'interno di abitazioni. Story jumper, eccetera. Per esempio, questo è un esempio, una ragazza che ha usato il timeline di Padlet e ha messo tutti i contenuti della storia su una linea orizzontale, chi ha paura del linchetto. E questa, per esempio, invece è la storia del cacciucco ed è una cosa carinissima perché ha unito molti ragazzi turchi e italiani in quanto abbiamo scoperto che questo piatto così tipico toscano in realtà contiene un nome turco. La storia è lunga da raccontare, la sintetizziamo così. Un ragazzino turco molto povero decide di emigrare a Livorno e però apre a Livorno una specie di piccola taverna dove prepara la zuppa tipica del suo paese. E questa zuppa è fatta di piccoli pesci e piccolo si dice kaçuk in turco ed ecco spiegato il cacciucco. E vi faccio velocissimamente vedere questa storia realizzata su Story Jumper perché ognuno di loro poi ha realizzato una storia diversa. Eccola, la riuscite a vedere? Vedete? Sì, Francesca, la vediamo. Ah, ecco, no, perché pensavo di fare un soliloquio all'Hamlet. No. Allora, qui hanno per esempio inserito le voci. Addio, Steno. Ecco, Albi. Ecco, our soup is delicious. Ecco, questi sono i lavori che loro hanno svolto e si sono... Ecco, come vedete ci sono un sacco di parole che sono che travalicano i confini nazionali e questo forse è stato l'aspetto che abbiamo, su cui abbiamo insistito di più e che è stato più apprezzato. Ecco, io interrompo la condivisione, sono arrivata in fondo e direi che queste esperienze sono estremamente formative per i nostri studenti, a loro piacciono molto, spesso, come diceva l'ambasciatrice Luzzini, sfociano in tesi di laurea. Noi abbiamo avuto ad esempio una tesi di laurea fatta sulla cooperazione tra due insegnanti dell'infanzia, una italiana e una greca, che tra l'altro 2 anni fa avevano vinto il premio nazionale. E quindi la nostra studentessa laureanda e poi laureata è stata invitata da Indire a recarsi a Catania insieme all'insegnante che ha preso il premio nazionale Twinning. Sono esperienze molto belle, veramente emozionanti. Bene, vi ringrazio. Grazie mille Francesca. Nel frattempo che aspettiamo che se magari qualcuno vuole scrivere una domanda in chat o se vuole alzare la mano, prima Carmela Pietrangelo credo che avesse una domanda per la presentazione precedente che purtroppo non ho visto. Carmela, ti sto attivando l'audio se vuoi porre la domanda. Perfetto,
mi sentite? Grazie mille. Grazie. Sì, ti sentiamo, Carmela. Benissimo. Sì, innanzitutto volevo chiedere questo, se riguardo alla presentazione precedente, se le attività erano state, quelle inerenti il CLIL, erano state tutte progettate all'interno quindi dalle studentesse, quindi all'interno dell'università, e quindi la sperimentazione è avvenuta poi in classe, oppure se c'è stato anche un coordinamento sulla progettazione. E in realtà la stessa cosa è per quest'ultima, cioè avete condiviso la progettazione, l'ideazione con gli studenti, oppure è partita sempre da tutor, dagli ambasciatori e quindi da chi poi, oppure anche la fase di ideazione del progetto è stata condivisa con gli studenti? È una mia curiosità. Grazie. Allora, non so se vuole rispondere prima una relatrice della relazione precedente, quindi Marzia o Maria Concetta o Luciana. Se una di voi vuole accendersi il microfono. Posso rispondere? Marzia, posso? Ok, allora, innanzitutto abbiamo detto che abbiamo lavorato in cooperative learning e quindi le tirocinanti hanno lavorato ovviamente con Marzia Luzzini e hanno presentato delle micro unità di apprendimento. Dopo ce le hanno mostrate, le abbiamo condivise, abbiamo anche chiacchierato ovviamente, e alla fine poi abbiamo fatto la scelta del nostro, della piccola micro unità di apprendimento, e avendola implementata, e come ha detto Marzia, le tirocinanti si sono collegate molto spesso nel Twin Space, perché è stato anche un momento di scambio attraverso il Twin Space per vedere realmente come avevamo lavorato con i nostri alunni. Okay. E c'è stato un momento anche condiviso di un webinar insieme per poter ovviamente fare il punto della situazione proprio 2-3 giorni prima che, diciamo, venissimo invitate a prendere parte alla conferenza. Perfetto. Se Marzia vuole aggiungere qualcos'altro, prego. Posso rispondere anche io? Sì, sì, vai Francesca. Allora, per quanto mi riguarda, io lavoro molto a braccetto con gli studenti, cioè facciamo dei grandi brainstorming anche la sera dopo cena, ci mettiamo lì con un meet e cerchiamo di capire dove vogliamo andare. Lo facciamo insieme anche agli studenti stranieri e io ovviamente gli do dei possibili punti di arrivo e da lì però il percorso normalmente se lo costruiscono i ragazzi. Ok, perfetto, sì, quindi sono, diciamo, coinvolti anche nella fase proprio di ideazione. Assolutamente sì. Perfetto, grazie. Grazie mille. Grazie, grazie a tutti. Vedo che Claudia Galgati, che tra l'altro è l'ultima relazione di oggi, ha la mano alzata. Puoi accenderti tranquillamente il microfono, vedi da porre una domanda? Sì, anche per la presentazione precedente. Ti sentiamo molto bassa, se puoi alzare il volume del tuo microfono. Mi sentite adesso? Mi sentite? Ci sentiamo ma proprio bassa, proviamo. Okay. Va bene, allora anche io ho una domanda per la presentazione precedente che mi sono dimenticata di alzare la manina. Ho visto nelle metodologie il format, che però io non ho mai visto, cioè anche a lezione eccetera non me ne hanno mai parlato e sarei curiosa di sapere di cosa si tratti. Format mi pare che si chiamasse. E sono io, mi sentite, vero? Sì, allora il metodo format è un metodo che noi usiamo molto nella scuola primaria, almeno nella mia scuola lo usiamo molto, per poter far leggere, insegnare agli alunni a leggere. In questo caso erano delle didascalie inerenti alla storia. E allora il metodo format in che cosa consiste? Nella ripetitività, cioè in pratica l'insegnante legge un sintagma, gli alunni lo ripetono, l'insegnante legge il primo e il secondo sintagma e gli alunni in coro lo ripetono, fino ad arrivare alla frase completa per poter ovviamente avere anche per curare anche la pronuncia e tutto il resto. Ed è molto sinceramente basilare, io lo trovo efficace perché gli alunni imparano a leggere anche, i classici fumetti, le letture che ci sono sui loro libri di testo. Uso sempre lo stesso metodo ed è stato efficace ed efficiente. Grazie. Prego. Grazie mille, Luciana.
Se ci sono altre domande, alzate pure la mano piuttosto che scrivete. E io sto ricondividendo la scaletta perché la prossima buona pratica riguarda un progetto normale e più nello specifico parleranno la docente Nunzia Bruno e la ex studentessa Angelica Manzo dell'Università degli Studi di Salerno. Adesso passerò la parola a Nunzia Bruno, alla docente Nunzia Bruno. Eccoci. Nunzia, ci sente? Sì, ci sono, me li sente? Sì, la sentiamo benissimo. Mi vede anche? La vediamo anche. Perfetto, grazie a tutte. Porto qui la mia, velocemente, perché voglio dare parola alla Maria Manzo, la mia Angelica, la mia studentessa, la mia duplice professionalità, in qualità di docente di scuola primaria da circa 30 anni e di tutor coordinatore dell'ISUP dell'Università di Salerno. Allora, il progetto di Twinning mi ha entusiasmata, per cui ho subito ribaltato la proposta, avendo un quinto anno, agli studenti che erano più interessati, perché penso che sia questa insomma, la strada per poter avere poi dei riscontri piuttosto positivi. Avendo una certa continuità insomma, quadriennale, riesci a capire lo studente che ti dà la possibilità insomma, di avere un riscontro positivo. È stato difficile perché è stata la nostra prima esperienza e devo ringraziare a parte insomma, la possibilità di esperirla da parte dell'università ma anche dell'Unità Nazionale Invidia, anche l'ambasciatrice che c'è stata accanto, che ci dà segno, che non so se c'è insomma di ringrazio pubblicamente. Perché in realtà abbiamo messo in campo 6 progetti, tutti come destinazione la seduta di laurea. In realtà però io ho cercato sempre di lavorare sulla motivazione intrinseca dei miei studenti, cioè facendo capire loro che è un'esperienza gratificante già di per sé, piuttosto che avere insomma, un credito formativo, e in realtà mi hanno seguito in parecchi. Voglio lasciare poi insomma, la parola alla Manzo. Come docente, diciamo che sono cresciuta, questo è il terzo anno di training, e posso dire che ho avuto gli scontri sia a livello relazionale che apprenditivo molto alti. A livello relazionale si stringono amicizie, legami che altrimenti non sarebbero possibili. Avremmo dovuto utilizzare le classi aperte, ma ci sono tempi. Diciamo che il film dà questa spinta molto forte. Gli alunni sono molto coinvolti perché appunto c'è questo compito di realtà che si sostanzia ad ogni momento e che quindi li spinge a collaborare. Addirittura noi siamo capitati lo scorso anno, voglio dire, in piena DAD, si sono creati gruppi su WhatsApp per portare avanti il progetto da soli, quindi è una spinta molto forte. Questi legami sono diventati forti, si sono consolidati anche all'esterno. E poi penso di aprire una porta già aperta quando dicono gli studenti timidi, taciturni, vengono fuori, sono più sicuri, insomma si vedono delle realtà leggermente diverse. Dal punto di vista poi invece, per quanto riguarda l'aspetto appunto della motivazione, i ragazzi sono proprio all'ennesima potenza, acquisiscono più responsabilità, sono più solidali, c'è un maggiore spirito di squadra. Quindi io veramente, se potessi, lavorerei sempre in questo caso. Adesso sono una prima e voglio coinvolgere anche i docenti di prima, cioè gli studenti, un po' alla volta. Per quanto riguarda invece il mio ruolo di tutor coordinatore, come già dicevo, insomma, l'ho proposta a questi ragazzi del quinto anno e in realtà cioè, questo penso che sia l'investimento più forte e che i ragazzi sono stati molto, molto collaborativi. Anche in questo caso, questa collaborazione si è sostanziata. Prima tra studenti e studenti, perché come chiedeva prima la collega, noi ci riunivamo in gruppo nell'ufficio tirocinio e lì venivano fuori le idee. Abbiamo creato un cooperativo all'interno proprio del gruppo e i ragazzi poi si sentivano tra di loro. Una volta definito però mani larghe quello che poteva essere appunto una progettazione sempre dice dagli studenti, veniva poi presentata alle docenti di classe e questo naturalmente contestualizzavano, arricchivano, poi infine condividevano in piattaforma. Successivamente voglio dire c'è stata una sorta di, anche nelle fasi successive, perché poi ogni fase dopo la presentazione generale è stata poi riguardata e c'è stato, sempre a detta dagli studenti, una continua sinergia di intenti, di esperienze, di apporti, di contributi personali che cioè, effettivamente io ho implementato molto le pratiche di tutoring e addirittura le docenti d'aula sono state sostenute dalle tirocinanti proprio in questo, diciamo, per la preparazione di questi artefatti multimediali, diciamo che hanno sostenuto le colleghe proprio nella competenza digitale.
e anche da come vedo digitale è quello che è venuto fuori anche con gli studenti, perché voglio dire, i livelli raggiunti durante con l'uso della piattaforma digitale sono molto superiori a qualsiasi tipo di attività che si possa incentivare all'interno di un istituto, perché diciamo che è automotivante il lavorare in piattaforma, per cui i ragazzi si cercano, addirittura sono andati molto molto oltre, abbiamo raggiunto risultati che io non penso che a scuola normalmente si potrebbero raggiungere in un'aula informatica. E quindi insomma, le studentesse poi naturalmente riferiscono una totale full immersion, mi raccontavano di aver dedicato tante di quelle ore perché si sentivano già docenti, e questo penso che sia un'esperienza indimenticabile. Passo la parola ad Angelica che riferisce più nei particolari. Buona serata, ringrazio tutte. Grazie, adesso passo direttamente la parola ad Angelica. Ecco, come siamo d'accordo Angelica, credo che sia necessario che lei condivida la sua presentazione. Sì. Ecco. Ok, adesso vediamo il resto. Benissimo, adesso vediamo la presentazione. Allora, il progetto implementato durante il tirocinio, quindi siamo nell'anno 2018-2019, è nato dalla consapevolezza che il paese in cui viviamo ha un patrimonio artistico immenso che deve essere protetto e valorizzato. Quindi con il gruppo di lavoro di Suppunista e la tutor Bruno abbiamo poi deciso abbiamo scelto il parco archeologico di Delia Scea. L'esperienza teaming ha significato per me, ma anche per gli altri studenti, la possibilità di mettersi in gioco, di dare un'impronta personale all'esperienza di tirocinio, come diceva la professoressa, un tirocinio che è durato anche più del solito, quindi abbiamo trascorso più ore nelle nostre aule, costruendo esperienze didattiche in modo cooperativo con tutor d'aula e tutor universitarie. E sicuramente si sono intensificati anche i rapporti tra noi studenti. Il progetto ha avuto tre macrofasi. La prima era quella del coinvolgimento dell'approccio al tema, e quindi noi docenti del terzo istituto comprensivo in materia inferiore con la professoressa Bruno hanno proposto questa visita guidata sul luogo, quindi negli scavi di Velia, e poi le altre classi, erano 8 istituti a partecipare al progetto, hanno avuto modo di attraverso la piattaforma, quindi hanno potuto vedere il materiale video raccolto durante la visita guidata e quindi da lì cominciare il proprio lavoro. Le attività del terzo comprensivo hanno visto il coinvolgimento di 3 classi quarte che hanno lavorato a classi aperte, creando poi nuovi sodalizi. Come dicevo, gli istituti sono stati 8 e le attività in questi istituti sono state proposte dagli studenti del Visus Funisa attraverso diversi tour conosciuti durante il percorso di laurea, quindi PowerPoint, Prezi, Qualcuno, Miz. Però mi preme sottolineare soprattutto l'utilizzo di Padlet, perché è molto semplice, quindi anche gli alunni più piccolini si sono divertiti a giocare, poi hanno sviluppato le proprie competenze digitali, e Scratch, che consente l'introduzione al linguaggio informatico, il lavoro sulle competenze computazionali e quindi anche sperimentare le regole della geometria euclidea e cartesiana in età anche in giovane età. Attraverso l'esperienza training abbiamo realizzato che l'e-learning sfruttando le proprietà tecnologiche digitali, consente l'erogazione di ambienti di apprendimento molto più ampi, flessibili e interattivi. E la riflessione fatta è che esiste una continuità tra l'apprendimento informale, non formale, quindi quello spontaneo e quello formale scolastico, e occorre realizzare un insegnamento ponte tra questi due apprendimenti, e ciò è possibile appunto tramite piattaforme come le training. Quindi l'apprendimento web-based da oggi sembra la risposta alle nuove esigenze proprio formative che la scuola chiede. Io ho partecipato quindi come tirocinante, ma è stata la curiosità negli occhi nelle parole dei bambini che mi ha spinto oggi come docente dell'Istituto di Calenzano a Firenze a scegliere ancora una volta le twinning e dare questa opportunità ai miei ragazzi
supportata sempre dalla professoressa Bruno, quindi che ha continuato a essere la mia tutor anche a distanza di un anno dalla mia laurea. E mi propone sempre occasioni di crescita in primis personale. Quindi oggi ho deciso, ho chiesto al mio dirigente scolastico di iscrivere la scuola alla piattaforma Teaming e niente, quindi stiamo lavorando in questo senso e abbiamo deciso di partecipare al nuovo progetto che è We Educate to Beauty, un progetto il cui obiettivo è di formare i cittadini del domani, cittadini consapevoli della loro Italia e di quello che è il loro territorio in cui vivono. Quindi siamo un team di 34 insegnanti, alcuni della prima esperienza e alcuni miei ex colleghi studenti hanno accettato di partecipare a questo progetto pur non avendo fatto l'esperienza da tirocinante. Ritornando al nostro progetto, le attività coprogettate, quindi prima nel gruppo di tirocinio, sono state poi contestualizzate dalle tutor d'aula e successivamente divise in fasi, realizzate come in una staffetta dove l'artefatto di una scuola diventava l'incipit per la classe dell'istituto successivo. Molte attività hanno previsto metodologie come il circle time, lo playing, the date, tutte metodologie che hanno il loro fondamento teorico nella learning by doing e che rendono l'alunno protagonista del processo di apprendimento. E infine poi sono stati realizzati dei prodotti multimediali per la disseminazione delle informazioni apprese. A titolo semplificativo mi fermo brevemente sul mio lavoro, quindi un lavoro che parte dalla figura di Parmenide, nato a Belia, e dall'idea del linguaggio come costruzione dell'uomo, quindi la cui verità dipende dal pensiero. Con i bambini ho deciso di trattare quindi questo aspetto del linguaggio, partendo dalla figura di Leopardi, che è il filosofo della mente, il poeta della mente, e niente, di lavorare sul testo poetico, perché è il gioco di significati per eccellenza. In seguito poi abbiamo lavorato sul ragionamento logico, giungendo a parlare di Aletei e Doxa, quindi qui vediamo dei mediatori didattici che sono Parmenide e la tartaruga Elea, ci hanno portato in giro per gli scavi di Belia e ci hanno permesso di conoscere la filosofia classica, e questi due mediatori didattici poi ci hanno condotto in un vero e proprio dibattito, quindi debate, tra Aletei e Doxa, quindi i versetti della filosofia, opinione, quindi tutto quello che riguarda la verità del pensiero, e Parmenide che poi ha proposto la famosa terza via, quindi la risoluzione di questo debate poi era la terza via, ovvero l'opinione plausibile. E infine abbiamo lavorato con stress, perché sempre perché il linguaggio appunto è un'altra tipologia di linguaggio che alla base ha proprio la logica, e si è utilizzata la metodologia dell'inquire, che differisce dal laboratorio tradizionale, perché prevede che gli studenti non si limitino a eseguire un esperimento con una procedura standard, ma stabiliscono essi stessi il protocollo sperimentale, facendo ipotesi e congetture su come svolgere l'esperimento oggetto dell'esperienza, ed è una metodologia ad oggi utilizzata per lo più nella scuola secondaria, quindi è stato sperimentale anche portare l'empire nella scuola primaria. Io ho terminato. Grazie Angelica, ecco, perfetto, benissimo. Grazie a voi. Controllo se per caso qualcuno ha fatto qualche domanda. No, per il momento no, aspettiamo ancora. Vediamo se ci sono delle mani alzate. Ok, benissimo. Allora ci abbiamo all'ultima presentazione da parte di Claudia Galbiati dell'Università degli Studi di Genova. Claudia, le sto per passare la parola e il pallino, così può prendere. Allora, la sua presentazione, eccola qua. Benissimo, adesso al controllo può procedere.
Buongiorno. Allora, se ha la possibilità di alzare un pochino il volume e il suo audio, perché ci risulta, il suo audio ci risulta molto molto basso. Massimo. Allora, io sono Claudia Gabbiate, sono una tesista dell'Università di Genova e sto facendo una tesi su Equinix. È nato questo progetto perché un po' perché al quarto anno con il corso di Twinning sono stata molto incuriosita e impressionata dalle opportunità che la piattaforma poteva offrire e un po' perché al ritorno dal mio Erasmus, un po' anche per cercare una tesi, ero un pochino distratta, diciamo così. Mi è venuto in mente che dopo l'Erasmus mi sono sentita così tanto una cittadina europea che ho sentito proprio il bisogno di far sperimentare questo sentimento anche ai bambini e quindi le Twinning mi è sembrata la soluzione migliore per diciamo mettere insieme il tutto. Il progetto che sto portando avanti si chiama The Fellowship of the Little Star e prevede, sono coinvolte tre classi, una lettone e invece due genovesi, dove appunto in una scuola infatti dove sto facendo il tirocinio. L'età compresa tra i 6 e gli 11 anni, infatti sono una prima, una seconda e una quinta primaria, dove i bambini lettoni sono i bambini che hanno più grandi. Attualmente in corso e lo svolgo più o meno una o due volte a settimana il progetto. Gli obiettivi che voglio raggiungere, che sto cercando di far raggiungere durante il progetto, sono la comunicazione nelle lingue straniere, ovviamente basandomi anche sulla comprensione delle differenze interculturali, perché il mio progetto si riferisce soprattutto a quella, e ad imparare, quindi organizzare il proprio sapere e riuscire a cercare di fare in modo che i ragazzi riescano a organizzare il loro sapere. Poi le competenze digitali, ovviamente, perché stiamo cercando, anche se i bambini sono molto piccoli, stiamo cercando di insegnare loro a usare il mouse e il computer, che per alcuni bambini ancora è stato molto difficile, nonostante la pandemia, quindi stando attenti a igienizzare le loro mani, alcuni bambini hanno presentato molte difficoltà a presentare il mouse, e poi anche le competenze sociali e civiche, sempre ritornando al concetto di far parte della comunità europea, che mi sembrava molto, ma anche partecipare in modo attivo e democratico alla vita quotidiana, quindi insegnare proprio a rispettare i turni di parola, e sempre ritorna alla competenza interculturale. Allora, siamo partiti dalla visione di un cartone, La stella di Andrea Sati, anzi l'avevano visto già lo scorso anno con la mia relatrice, e dopo abbiamo deciso di presentare una cornice dove c'era una strega cattiva che ha rubato le stelline dell'Unione Europea e quindi i bambini dovevano preparare ed inventare delle prove sui 6 paesi dell'Unione Europea. Così abbiamo visitato il portale EU dell'Unione Europea, abbiamo iniziato a scoprire le caratteristiche delle varie bandiere. E poi è stato molto bello lo scambio sul portale, perché mano a mano che anche i nostri partner hanno iniziato a rispondere, è stato proprio molto stimolante per i bambini vedere hanno risposto, io ho fatto questo, i bambini hanno risposto. È stato molto 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 interessante anche per me, che sono le prime armi, mi è piaciuto molto quando l'insegnante mi ha risposto man mano. E quello che mi sta lasciando il progetto è appunto il senso, l'inclusione, la collaborazione, la trasversalità, che credo sia molto importante, e una soddisfazione personale, come ho detto prima, sia per me che per i bambini, che sembrano molto interessati, curiosi, e poi le diverse didattiche e metodologie laboratoriali, ecco. E ho terminato, concluso. Benissimo, grazie, grazie Claudia, grazie per aver condiviso con noi questa esperienza. Controlliamo se per caso ci fossero domande in chat.
Qualcuno vuole dire qualcosa, vuole alzare la mano e fare una domanda anche alle presentazioni precedenti, prima che ci avviamo alle conclusioni? Allora, io intanto a questo punto mi riprendo la palla ed interrompo la registrazione. E intanto vi ricordo, volevo comunicarvi che sia la sessione plenaria che questi